Aspetta un secondo, che problema c'è? Perché? Batteria. Ah, siamo senza batteria, ok, via. Amici degli Ortoni, buon pomeriggio, siamo sempre qui al secondo Aqua Fountain in Day. Io vi ripresento per l'ennesima volta Simone Donelli, presidente dell'Extreme Power Touring Club. Ciao Simone, che bello rivederti, sono tanto contenta. È un piacere, anche per me. Allora, senti Simone, parliamo innanzitutto della macchina. Sì. Ok, perciò una presentazione veloce, perché dopo io vorrei che gli ultimi 3 minuti di intervista parliamo un po' male della società italiana in questo momento. Dai, forza. Effettivamente. Allora, cosa ci sta da dire? Niente, questa la macchina la conoscete, è l'auto ufficiale della Simone Racing, una Mazda RX-8 tutta kittata Varis, con il kit estetico in carbonio, impianto frenante Tarox maggiorato, un po' di kit vari per quanto riguarda il vano motore, interni e accessori Simone Racing. Niente. Dai, bam, per adesso questa cosa qua. Senti, audio l'hai detta? No, l'audio è tutto originale. Ah, ok, benissimo. Quindi, diciamo, è stata chittata a livello prestazionale. Ah, ok, benissimo. Dopodiché le porte che si aprono così? Sì, sì. Come si dice? Lambo style doors. Ok, benissimo. Allora, senti Simo, adesso se il cameraman ci guarda, sì, prendiamo un po' in giro quella che è la società in questo momento. Cioè, facciamo un po' di polemica, un po' di cattiveria. Allora, oggi siamo qui e ci sono quante macchine? Non tantissime. Beh, sì, effettivamente io sono partito da Teramo, pensavo di trovarne di più, però è andata bene lo stesso. Okay. Dai, però il problema secondo noi è che non è che non ci sono più appassionati di tuning, perché in ogni parte d'Italia nella quale siamo andati quest'anno c'erano appassionati, c'erano gente che voleva uscire, però il problema è che sono due, sempre i soliti due, le omologazioni e questa ultima novità della benzina, che a quasi c'è le stelle proprio. Allora, caro Monti, ti mandiamo un messaggio, ma secondo te, no? Cioè, noi perché abbiamo la benzina a 1,80 euro al litro? Cioè, non so, non potevi mettere qualcos'altra cosa, ma non proprio sulla benzina. Ok. Apprezzare quello che è stato fatto da parte di alcuni gestori che hanno abbassato i prezzi durante il weekend. Però se ci possono avere incontro non per l'estate ma per tutto l'anno sarebbe meglio, insomma. Esatto, esatto. Almeno ci avvantaggiano a noi che nel weekend prendiamo macchine sportive di questo genere. Ecco, quindi sì, insomma, cioè, la macchina adesso sta diventando fondamentalmente, secondo me, un bene di lusso che però un po', nel senso, secondo me va a declassare quello che è il reale utilizzo del mezzo, della macchina, sì. Perché cioè, adesso sono cose esorbitanti, 70 euro in pieno. Noi per venire giù fino a Riccione abbiamo speso 75 euro su una macchina che poi, ringraziando il cielo, non consuma neanche più di tanto. Cioè, è una cosa vergognosa. Poi abbiamo anche perso il biglietto in autostrada, ma quella è un'altra cosa. Boh, allora senti Simo, facciamo una cosa, manderò anche tu un messaggio a quei nostri carissimi politici e digli che noi vogliamo A, legalizzare il tuning e B, la benzina meno cara. Eh sì, hai già detto tutto tu. Diciamo che diciamo che per quanto riguarda il tuning è già da tanto tempo che se ne parla, bisogna avere una legalizzazione, un'apertura come lo è in Germania il tuning legale. Qui in Italia purtroppo io penso che sia un vero scandalo. Aggiorniamoci un pochino come stanno gli standard a livello europei, perché è la fine. E invece per quanto riguarda la benzina, hai già detto tutto tu, vediamo di far qualcosina perché qui non se ne può più. Okay. Grazie di tutto, Lino. Sì, ma grazie. Ciao ragazzi.